Durante gli arresti di ieri mattina allo Zen 2 di Palermo, dei giovani accusati di essere spacciatori, alla caserma dei carabinieri il telefono ha squillato tante volte. Erano le mamme del quartiere Zen che ringraziavano i militari per aver liberato, almeno per un periodo, le strade del quartiere dello spaccio. L'operazione Take and Go dei militari, con il supporto dei sistemi di videosorveglianza piazzati dai militari, ha sgominato una delle piazze principali dello spaccio di hashish e marijuana. I giovani arrestati rispettavano dei turni di lavoro, la loro paga era 30-40 euro al giorno, in alcuni casi sono stati pagati con dei pezzi di hashish che potevano vendere a loro volta. Nel quartiere la collaborazione dei residenti con gli spacciatori avviene per difficoltà economiche, in tanti sono disponibili a rischiare per tenere in casa o nei magazzini alcuni chili di droga. Il dettaglio più importante di questa operazione, che deriva dall'analisi fatta dai carabinieri della stazione San Filippo Neri, è sicuramente il coinvolgimento di tre minorenni che attualmente sono invece maggiorenni, e soprattutto che l'attività di spaccio incessante e che durava dalle 8 alle 20 come una vera e propria fabbrica a ciclo continuo interessava anche soggetti di minore età. I minorenni, così come i sette maggiorenni, avevano ruoli che si intercambiabili tra loro, ovvero erano i procacciatori e i veri e propri pusher, quindi gestivano direttamente l'attività illecita. Assolutamente sì, e questa è stata una delle difficoltà, perché ovviamente nel panorama architettonico dello Zen è difficile proprio trovare i nascondigli delle varie sostanze stupefacenti. Quindi l'attività informativa, l'attività di analisi e l'attività successiva di videosorveglianza ha consentito di trovare la sostanza stupefacente in vari punti, cioè dai serbatoi dell'acqua alle marmitte di macchina, anche agli pneumatici delle stesse macchine parcheggiate, anche di gente inconsapevole di questa attività illecita. Questa è una delle criticità che ovviamente vi sono allo Zen, una criticità perché il presidio della stazione carabinieri allo Zen è ormai lì da 10 anni e quindi i carabinieri, che sono comunque vicino a tantissime brave persone che sono nel quartiere, ovviamente sono conosciuti da tutti, quindi è sempre più difficile, sempre più complessa l'attività investigativa svolta dagli stessi militari, ed è per questo che anche noi carabinieri ci dobbiamo pian piano ingegnare di volta in volta al fine di contrastare le varie attività illecite, tenendo presente un aspetto importante, ovvero che questa è la quarta piazza di spaccio che viene aggredita ed è il quarto gruppo criminale che viene completamente disarticolato sempre all'interno dello Zen 2, questo in pochi anni. Allora, non abbiamo verificato un ruolo ovviamente diretto di Cosa Nostra, abbiamo però certificato che le cessioni avvenivano dalle 8-10 del mattino fino alle 20-22 e in pochi giorni di attività di indagine, circa un mese, ne sono state certificate e riscontrate circa 600. Non c'è stata questa collaborazione, ma devo dire che comunque sia, anche durante l'attività molti hanno chiamato e soprattutto dopo che noi effettuavamo gli arresti in flagranza, comunque alcuni si sono recati in caserma, altri hanno addirittura telefonato per complimentarsi come se fosse quasi la fine di un incubo.